È stato approvato dagli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biel il documento programmatico di previsione per il 2024 che disegna le linee guida dell'attività dell'ente. Il documento non è soltanto un documento interno della Fondazione, ma uno strumento di lavoro offerto al territorio per sviluppare progetti sempre più concreti, ha spiegato il presidente Michele Colombo. Ritengo che gli enti non si debbano relazionare con la Fondazione come se fosse un partner economico, ma un agente di sviluppo. Le risorse previste per l'attività istituzionale saranno oltre 5.250.000 euro e consentiranno di sostenere molti progetti. La Fondazione ha ritenuto importante inserire iniziative per la promozione di una maggiore relazione tra i giovani e il resto della comunità e l'avvio di percorsi di protagonismo giovanile che permettano di sviluppare e valorizzare le competenze di ragazzi e ragazze. La Fondazione distribuisce sotto forma di attività istituzionale le risorse che derivano dalla gestione prudente del patrimonio, con l'obiettivo di mantenere stabile il livello delle erogazioni, ma allo stesso tempo sviluppando azioni diverse e complementari tra loro, commenta il segretario generale Andrea Quaregna. Un territorio come quello biellese, così ricco di iniziative e attività meritevoli, necessita una programmazione seria, articolate, anche da parte della Fondazione. Infatti, grazie a questo documento, l'ente si offre come soggetto sostenitore di un sistema biella, dinamico, disponibile a far gioco di squadra allo stesso tempo. L'intervento della Fondazione dunque parte dall'ascolto del territorio e da una elaborazione delle sfide per creare una programmazione approfondita che ne renderà ancora più incisiva l'azione nei prossimi anni, conclude il presidente Colombo.